Andrea Scanzi, il professore del raffinato commento, che è un intellettuale, diciamo, sovranista, peraltro non nuovo a sortite poco felici, ha detto che era un esperimento sociale questo con Elly Schlein per dimostrare che in Italia si possono fare commenti sul fisico di Giorgia Meloni, ma non su donne di sinistra. Sei d'accordo? Come no, sono d'accordissimo, guarda. È la classica giustificazione dei provocatori destrorsi, quella di lanciare la pietra e poi nascondere la mano. È un classico. Di solito quando ci sono le provocazioni e poi esplode la polemica, chi ha fatto la polemica comincia a dire sono stato frainteso, era un gioco, era un esperimento, qualcuno cancella il post, qualcuno cancella il tweet. Va detto che nel caso del professore, che è docente di storia contemporanea, ha anche detto che la copertina dell'Espresso era una copertina politica e poiché secondo lui il body shaming, cioè l'insulto e il dileggio fisico, è uno strumento di lotta politica, lui lo rivendicava. Il professore suddetto non è nuovo a queste provocazioni, chiamiamole così, ma parla una sorta di linguaggio che è molto caro a un certo sovranismo destrorso. La figura di cui si parla è uno che ha utilizzato più o meno gli stessi toni anche nei confronti di Ilaria Cucchi, è uno a cui non è stato rinnovato il contratto la LUISS perché aveva scritto dei tweet terrificanti contro Carola Racheta, è uno che ha avuto il coraggio di insultare o comunque dileggiare anche Liliana Segre, è uno che proprio nei commenti relativi a Elly Schlein, quando qualcuno ha provato a difenderla, ha rincarato la dose, cioè parla questa lingua qua certa gente, e nel caso del professore suddetto ha 7-8 fan, però bisogna stare attenti, quindi lui in sé non conta nulla e rischiamo di dargli troppa importanza, ma esiste un sovranismo destrorso in questo paese che si esprime in questo modo e che addirittura ritiene quel tweet lì non una cosa anomala, ma una cosa normale, e se tu glielo fai notare dice e beh che c'è, non si può fare una battuta, e questo è il grande problema. Se la domanda è chi è che avvelena i pozzi, chi è che alimenta il clima d'odio, io ti rispondo senza tanti giri di parole che sicuramente in ottica politica lo fa molto più la destra della sinistra, per meglio dire lo fa la destra e non lo fa la sinistra. Facciamo dei nomi senza girarci tanto attorno. La comunicazione di Conte è una comunicazione che alimenta l'odio? No. Zingaretti alimenta l'odio? No. Renzi, e io sono tutto fuorché renziano, alimenta l'odio? No. Bersani? No. Voi siete convinti che Salvini, per come si esprime, per quello che scrive, per come lo dice, non alimenti, voglio sperare involontariamente, un certo clima di tensione? Io non sono così sicuro che la risposta sia negativa. Quando tu vai a suonare i campanelli citofoni dicendo quello lì è un drogato, scusi, lei spaccia, tu alimenti l'odio, spero involontariamente, ma lo fai. Quando tu metti in un palco la Boldrini trasformata in una bambola gonfiabile, esponendola al pubblico ludibrio, tu alimenti l'odio. È inutile girarci attorno. Nelle ore scorse è diventato virale un video di una consigliera, anzi un assessore di Como, quota Lega, una donna di 70 anni, che è stata ripresa, per fortuna possiamo avere le prove, è stata ripresa, questa è assessore alle politiche giovanili e assessore anche agli asili nido, quindi ha un ruolo importantissimo, mentre prende una coperta, ha un senza tetto e gliela tira via e poi se ne va baldanzosa, orgogliosa di quello che ha fatto. Questi sono gesti che alimentano l'odio. E allora è inutile girarci intorno. Io capisco che la Meloni giustamente sottolinei l'aspetto dell'aggressione a Salvini, che è inaccettabile, è empio, massimo rispetto, massima solidarietà, senza se, senza ma, per quello che è successo a Matteo Salvini a Pontassieve. Ma è un po' troppo facile rifarsi la verginità politica utilizzando l'aggressione empia di Pontassieve. C'è una responsabilità diversa. Questo governo può avere tante responsabilità, di sicuro non aver alimentato l'odio, mentre purtroppo anche durante il lockdown tanto Salvini quanto purtroppo, e dico purtroppo perché la Meloni negli ultimi mesi secondo me politicamente sta dando il peggio di sé, devo dire che un po' quell'odio l'hanno alimentato, spero involontariamente, se poi la Meloni si arrabbia è il mio punto di vista.